Il rettangolo verde si tinge di solidarietà. Al campo della WISP di Roma nasce una bella iniziativa, la partita della parità e del rispetto. Un'emozione particolare avere una rappresentanza delle calciatrici afghane che hanno giocato anche nella nazionale, che come sappiamo sono state costrette a scappare da Kabul. È un'altra testimonianza di un impegno quotidiano, di un impegno concreto. Io credo che lo sport e il calcio possa veramente rompere questo muro di ipocrisia che c'è e dare la possibilità a tutti di giocare e di rincorrere un pallone, che è uno sport meraviglioso. Tanti a calciare un pallone per fare gol contro ogni discriminazione, come è successo a Fatima, Susan e Mariam, calciatrici della squadra di Herat, che sul campo nel loro paese in Afghanistan non ci possono più giocare. Il governo italiano che non vogliono che le donne lavorano e studiano, fanno supporto e tutto quanto. Per loro è molto difficile lasciare tutto questo lì e tornare, ma adesso in Italia sono contento. Qual è il vostro sogno adesso? Dicono avere una vita normale come altre persone e aiutare altre persone.